sono arrivata esattamente venerdì. Sì. E poi la famiglia mi ha subito accolto bene e mi ha portato, sono andata al mare con una ragazza e al pomeriggio ho fatto un giro per il supermarket. E quindi sono sempre occupata perché con la famiglia in cui sono, mi fa fare sempre cose nuove e divertenti e non ci si annoia mai. Mi trovo molto bene e infatti con la mia old family vado spesso alle partite di cricket oppure al mare a fare il bagno oppure sto a casa e faccio i lavori di casa, quindi sì, mi trovo molto bene e poi passo la maggior parte del mio tempo con le ragazze che ci sono nella old family. È a 5 minuti dal mare e io posso andare quando voglio con le altre ragazze volendo e passiamo anche solo un'oretta, però ci divertiamo. Poi comunque è un posto molto sicuro, quindi mi diverto molto. Sì. Anche qua a scuola ci sentiremo più sicure? Sì, ci sono delle regole molto severe, in Italia non è così, e mi piace appunto per questo, perché comunque mette a parità tutti i ragazzi e non ci sono disuguaglianze, sono tutti uguali. E poi c'è un regolamento, diciamo, c'è un insegnamento, diciamo, cristiano, religioso. E mi sono trovata molto bene perché quando sono venuta in questa scuola tutti i ragazzi si sono presentati e potevamo, diciamo, abbiamo dialogato su qualsiasi cosa, abbiamo parlato di qualsiasi cosa e mi sono trovata molto bene sia con le ragazze che con i ragazzi. Gli insegnanti sono molto aperti e mi aiutano in qualsiasi cosa e sono molto disponibili. In qualsiasi posto. Sydney, ad esempio, sabato e domenica vado nell'isola dei canguri con la mia famiglia e quindi sì, è il mio sogno, si sta avverando.